Martele Durruti, Palermo, notte, Piazza Marina, Palazzo Galletti, quello. Improvvisamente con Attilio Guarraci ci ritroviamo a commentare il mondo, la Sicilia. Camminiamo, Attilio, di Divorzio all'italiana, il barone Fefe Cefalù, non si chiamava così? Cefalù era del Divorzio all'italiana, sì. Invece insedotta e abbandonata, a un certo punto, cos'è che dicevi che... Girato a Sciacca nel 61, credo, 62. Di Germi, direi. Di Pietro Germi, sì. Sedotto e abbandonato. Che aveva fatto il nome della legge, anche. Lì, a Sciacca, sì. Infatti sì. C'è una panchina che lo ricorda. Sì, là sopra San Michele. Come si chiama la piazza, quella lì, la del piazza... ratto, del rapimento? La piazza di San Michele, che è la zona... diciamo della popolazione contadina di Sciacca, mentre quella più giù è quella della marineria, la zona di San Pietro. Nel centro c'è la zona della maestranza, della borghesia e dei nobili. Dove c'è il bar e il circolo dei civili. Il circolo ce ne sono, c'erano il circolo... Il bar che c'è ancora adesso, come allora, sì, non era, in cima, giù. Era il Mille Luci, che adesso non c'è più, che forse cambia nome, però c'erano i circoli ricreativi, che erano l'Unione, il circolo di cultura e il circolo Garibaldi, che era quello della, non della borghesia, ma dell'aristocrazia saccense. E proprio lì è stato girato parte del film Sedotta e abbandonata, dove c'erano un sacco di comparse, che tra l'altro erano parenti di mia madre, che è originaria di Sciacca. Simpaticissimo. Ma lì ci sta un grande Saro Urzì. Saro Urzì, Lando Buzzanca, Leopoldo Trieste. Come no? E poi meraviglioso, bellissimo. No, non era Leopoldo Trieste, può essere che era, come si chiama, Puglia. No, allora, lui che dovrebbe sposare Stefania Sandrelli, sì, si chiama Aldo Puglisi. Ah, Puglisi, ecco. Aldo, sì, che ha avuto, diciamo, ha cantato poche estati. Sì. Attore. Bravissimo Aldo Puglisi. Saro Urzì, meraviglioso. Saro Urzì, retrogradi calabresi. Meraviglioso, quando a un certo punto Lando Buzzanca dice che erano a pranzo, si doveva allontanare, e lui dice: ma come? Già toglie il disturbo. Già toglie il disturbo. Fantastico, fantastico questa parte qua. E anche le scene in cui Saro Urzì, che è il padre, Donna Scalone, credo si chiami così. Forse sì. Sì. Picchia il figlio, quello è molto siciliano, perché queste forme di violenza domestica nei confronti del figlio ritenuto coglione. E la meravigliosa Sandrelli rinchiusa in camera senza mangiare, senza... Fa penitenza. Perché sotto il lenzuolo si è messa le pietre. Lei è bravissima, quella che fa la madre, non ricordo il nome dell'attrice. Fa penitenza. Fantastico. Ma questo cos'è? Il carro di Santa Rosalia? Questo è il carro di Santa Rosalia, che ogni anno sfila. E questo è sempre lo stesso, no? E quest'anno, è due anni che non sfila, però è stato rifatto... È stato riazzizzato, diciamo, nella sua parte esterna. Mostriamo. Sì, sì. Ma non ho capito, perché non ha sfilato il carro di Santa Rosalia? Credo che ci sia stato il... Una malattia. Il Covid. Scusa, malattia. Però questo è un paradosso. Perché è famosa Santa Rosalia? Perché ha fatto finire la peste. Vabbè. No, scusa, perché sulla peste? Eccolo. Sarebbe più opportuno che... Santa Rosalia la facesse venire di nuovo la peste per sistemare un po' le situazioni. Allora, ripetilo bene, perché forse era lontano. Quindi, no, allora la mia domanda era questa. Nel 1580, la peste di quando? Nel 1624? Sì, credo di sì. Ecco, Santa Rosalia, eremita, Rosalia Sinibaldi, fa cessare la peste a Palermo.
le sue ossa vengono portate in processione, ossa di un eremita, sì, rinvenute, che ha vissuto sul Monte Pellegrino, E finisce nel 1100-1200, adesso non vorrei dire sciocchezze. Non posso saperlo, non mi ricordo. Sì, nel senso che sì. Santa Rosalia è stata eremita secoli prima del 600 e fa cessare la peste. E finisce la peste, sì. Però stavolta non ha lavorato anche per il COVID. Non ha funzionato. Non è una bella cosa, vabbè, lo so, però Santa Rosalia, come dicevo poco fa, sarebbe opportuno che la facesse tornare la peste, mirata. Ma stiamo, questo è il famoso cacciatore. Il cacciatore Matteo che trovo. Si chiama di nome il cacciatore, mi pare, o no? Allora, questa è Santa Rosalia. Cacciatore che si inginocchia, perché è il cacciatore che trova le ossa, perché lui va su perché si vuole uccidere il cacciatore. Ah, ma sai tutto? No. Guarda, io non... guarda com'è bella lì Santa Rosalia. Qua dentro c'erano i musicisti che facevano, che suonavano i vari come si chiamano? I canti questi per Santa Rosalia? I trionfi. Ma invece diciamo anche un'altra cosa, anche se poi molti lo sanno. Nel 1909, o forse 1908, davanti a questa staccionata fu ucciso il detective italo Gio Petrosino. Che era uscito appena dall'Hotel de France, che non so se era da questo lato. Credo lì l'Hotel de France. Adesso c'è la residenza universitaria. E la mano nera. La mano nera, che era la prima formazione mafiosa, che era nata con gli SMS, che erano le società di mutuo soccorso degli emigrati in America, che davano aiuto ai siciliani per accoglierli di nuovo in America, e quindi si scambiavano. E qui viene ucciso, in realtà si dice sia stato ucciso di là Gio Petrosino, interpretato da Adolfo Celi. Ma è meraviglioso Adolfo Celi. Lo sai di dove era Adolfo? Di Messina. Messinese. Io sono amico della figlia, Alexandra, che mi ha detto che c'ha una sorella, non so se sia ancora viva Adolfo, identica ad Adolfo, però donna. La fantastico, fantastico. Di Adolfo, messinese. Il Sassaroli di Amici Miei. Sì, ho vissuto anche in Brasile a lungo. Ed era il più caro amico di Vittorio Gasman. Ah, sì. Però è assurda questa cosa, che Santa Rosalia per il Covid non abbia smosso una minchia. Ma che lo sa, può darsi che magari ha agevolato il vaccino, non possiamo saperlo. No, però c'è chi sostiene che il vaccino fa stare peggio. Eh sì. Ma pensa. Certo che c'è molto fascino questa città. Moltissimo. Specie quando c'è poca gente. Questo momento è meraviglioso. Mostriamo il Palazzo Galletti, che è uno strano esempio di gotico moderno con elementi compositi. Eccolo, mostriamolo. Allora, lì c'è lo stemma dei Galletti con tanto di gallo. E beh, ovviamente ci sono uffici comunali qua dentro. Palazzo Galletti di San Cataldo. Beh, ma è recente, del 1866. Sì, questo è un divertissement, diciamo, architettonico. Vedi con gli elementi gotici. Sì, hai detto bene, divertissement. Sì. Quelle sono delle grottesche. Le grottesche, ecco che sono. Le grottesche. E qui ha abitato anche Letizia Battaglia tanti anni fa, a Palazzo Galletti.
e lì in fondo c'è via Lungarini con palazzo, il palazzo dei Marchesi Abate di Lungarini, miei antenati. Ah, erano tuoi parenti? Erano i miei parenti, sì. Quella è via Lungarini. E c'è la sovrintendenza del mare. E insomma, così. Santa Maria degli Angeli, credo, come si chiama? Dei Miracoli. Santa Maria degli Angeli. Non lo so. Poi c'è attivo il Teatro Libero. Teatro Libero. Che funziona perfettamente da tantissimi anni. Lì c'è una Agila, io l'ho avuta l'Agila, una macchina meravigliosa. Chiudiamo sulla Agila. Eccola l'Agila. Grazie a Tilio. Buonanotte allora, buon viaggio, vorrei dentro a Roma. Teledurruti.